La seconda puntata di Live, non è la D'Urso fa discutere sui social network, soprattutto per aver rimesso al centro della scena Wanna Marchi e Stefania Nobile, ma non sfonda il tetto del 17% raggiunto all'esordio. Gli ascolti TV di ieri però lasciano il talk in prima serata di Carmelita ancora in obiettivo di rete, 14%. La Porta Rossa 2 chiude con un exploit, 12,4% di share e 2,8 milioni di utenti. La seconda puntata di Live, non è la D'Urso rimette al centro della scena Wanna Marchi e Stefania Nobile, ma non sfonda il tetto del 17%. Questo era lo share raccolto all'esordio, dopo una settimana i dati di ascolto non sorridono a Barbarella. Il 14% di share per la seconda puntata è un sensibile calo rispetto a 7 giorni fa, ma vale la pena ricordare che è una percentuale ancora in obiettivo per le dichiarazioni del direttore di rete Giancarlo Scheri e della stessa Barbara D'Urso, Mediaset avrebbe bisogno di fare il 12%. Siamo 2 punti percentuali sopra. Nel corso del programma, grande clamore per le dichiarazioni delle due ex teleimbonitrici, abbiamo venduto sale a dei deficienti. Da segnalare il calo sensibile anche di Living Neverland, l'ultima puntata sul docufilm che mostra nuove testimonianze contro Michael Jackson fa solo l'1,8% di share. Ascolti TV 20 marzo 2019. Nel dettaglio, la serata televisiva di mercoledì 20 marzo 2019 viene vinta dalla commedia Si accettano miracoli di e con Alessandro Siani, 3.295.000 spettatori pari al 14,4% di share su Rai 1. Grande exploit del finale stagionale della Porta Rossa 2, visto da 2.807.000 spettatori pari al 12,4% di share. La seconda puntata di Live, non è la D'Urso raccoglie 2.331.000 spettatori pari al 14% di share, il netto e la concentrazione risultano entrambi in calo. Chi l'ha visto? In onda su Rai 3, è stato visto da 2.130.000 spettatori per uno share pari al 9,9%. Sulle altre reti Deadpool, in onda su Italia 1, è stato visto da 1.617.000 spettatori per il 7,2% di share. The Italian Job, film con Mark Wahlberg e Edward Norton, è stato visto da 1.071.000 spettatori per il 4,9% di share. Speciale Atlantide, Ilaria Alpi 25 anni di buio è stato visto da 474.000 spettatori con uno share del 2%. La seconda e ultima puntata di Living Neverland raccoglie 400.000 spettatori netti per l'1,8% di share. Un calo netto rispetto alla prima puntata.